Cari amici costini, sono a bordo di Costa Smeralda per la seconda volta. Infatti, dopo la ripartenza a settembre, sono stato a bordo di Costa Deliziosa da Bari e ora sono ritornato a bordo di Costa Smeralda. E pensate che ho avuto la fortuna di incontrare a bordo il direttore vendite di Costa Crociere, il dottor Riccardo Fantoni, che tra l'altro è stato gentilissimo, ci ha concesso un po' del suo tempo per darci alcune informazioni e novità su Costa Crociere. Ciao Riccardo. Ecco. Riccardo, innanzitutto io volevo ringraziarti del tempo che ci dedichi, che hai dato a disposizione per tutti i nostri amici costini che ci seguono sui i gruppi social e tutto il mondo del web. Allora Riccardo, io la prima domanda che volevo farti è come stanno andando le vendite del 2021? Bah, grazie per la domanda Marcello, perché secondo me è interessante. È interessante condividere che la domanda sul 2021, perciò guardando un pochettino più in là nel tempo, è la nostra solita domanda, perciò decisamente florida, tantissime prenotazioni, soprattutto dalla primavera a seguire. C'è un po' di logica dietro questo fatto, che è sicuramente il fatto di poter guardare un pochettino più in là nel tempo e sentirsi più sereni e sicuri. Quindi, a guardare, come ti dicevo, dalla primavera a seguire, sicuramente un andamento molto molto promettente. Complice è sicuramente la promo che abbiamo attivato in questo periodo qua e che ha una validità per prenotazione fino al 30 di novembre, perciò la nostra promo Balconi. La promo Balconi dà la possibilità al tuo cliente di poter acquistare un balcone al prezzo della cabina esterna, ma si porta con sé anche altre opportunità. L'opportunità di poter cancellare fino a 15 giorni dalla data di partenza, è che deve necessariamente trasmettere al cliente nel momento in cui fa una prenotazione quella spensieratezza di poter anche cambiare idea. Non serve trasmetterci delle motivazioni, è sufficiente trasmettere la cancellazione. E ci si sgancia anche da quella che è stata nel primo periodo dell'anno la logica dei voucher. Lì dovessimo andare a cancellare, il cliente potrà chiedere ovviamente anche la restituzione dei propri denari. Quindi un'opportunità, quella di vivere la cabina col balcone, e anche l'opportunità di ripensare eventualmente alla decisione presa, magari per guardare come evolverà la pandemia nei prossimi mesi. Ci sono ancora due elementi che accompagnano la promo balcone. La prima è quella di poter abbinare a soltanto 8 euro una polizza che noi abbiamo chiamato Relax, che garantisce da tutte quelle situazioni qualora l'ospite durante la crociera o nei 14 giorni successivi dovesse essere colpito da Covid. Quindi una piccola spesa per una garanzia decisamente molto molto ampia. E poi per tutti i nostri amici Costa Club l'opportunità di scoprire le destinazioni a terra attraverso la formula del pacchetto Passepartout, 5 escursioni a soltanto 99 euro. Questa è una formula che, unita al fatto che guardando un pochettino più in là nel tempo, evidentemente tutti quanti noi crediamo in una situazione risolta da un punto di vista pandemico, questo connubio porta appunto a una vendita decisamente florida nei mesi a seguire. Poi volevo ricordare a tutte quante le persone che ti seguono che quello che vi ho appena raccontato è un'opportunità di natura istituzionale, perciò è Costa che vi mette sul mercato, ma poi per tutti i tuoi clienti è giusto che si sappia che io con i miei colleghi e insieme a Sogno ed Emozioni sviluppiamo anche poi un lavoro sinergico nostro, e perciò so che tutti quante le persone che ti seguono potranno trovare ulteriori opportunità nella tua agenzia di viaggio. Riccardo, come mai anche tu sei a bordo di Costa Smeralda? Sei per lavoro o per vacanza? Oggi sono a bordo di Costa Smeralda come vacanziero. Ho desiderato portare con me tutta la mia famiglia. Era un momento, sono momenti un pochettino tesi, no? Quelli che viviamo tutti quanti noi a terra, e poterci concedere una settimana di svago penso che
ci riempa decisamente, decisamente il cuore. Sono contento di averlo fatto su Costa Smeralda. Dopo aver provato anche la ripartenza di Costa Deliziosa e di Costa Diadema, dicevo, sono contento di essere oggi a bordo di Costa Smeralda, perché un po' per provarle tutte, devo dire, ho trovato le altre due navi veramente tirate a lucido, e anche Costa Smeralda sicuramente non si smentisce. Però parlando di Smeralda intesa come nuova unità da crociera, mi viene da spendere anche due parole ovviamente anche sulle due prossime navi che si uniranno alla flotta nei prossimi mesi. La prima, Costa Firenze, una nave gemella di Costa Venezia, ce la terremo per tutto il 2021, sarà qua, navigherà con noi, anch'essa nel bacino del Mediterraneo occidentale. E poi alla fine dell'anno arriverà la gemella di Costa Smeralda, Costa Toscana, che non vediamo ovviamente l'ora di abbracciare. Allora, come abbiamo visto, le vendite per il 2021 di Costa Crociere vanno benissimo, però devo dire la verità, cioè, dico, sentendo molti sui social che la voglia di partire subito è tantissima, però ci sono molti che sono un po' frenati dalla situazione che attualmente c'è. È inutile dirvi che io sono stato a bordo di Deliziosa, ora sono a bordo di Smeralda, anche Riccardo ha avuto modo dopo la ripartenza di fare tantissime crociere, e noi condividiamo che attualmente sulle navi con il nuovo protocollo di sicurezza è molto più sicuro. Non so, Riccardo, vuoi parlarci anche tu, cioè, di cosa è cambiato a bordo delle navi Costa con il nuovo protocollo e perché ritieni che sia sicuro ora essere a bordo di una nave Costa Crociere? Sì, ci siamo detti che il 2021 sta andando decisamente molto bene, ma se noi oggi siamo a bordo è perché fondamentalmente crediamo che non esista un motivo per non far andare altrettanto bene anche la settimana questa, la settimana a venire e i mesi che si succederanno. Ne è la dimostrazione il fatto che io oggi non sia qui da solo, vi dicevo appunto prima che sono qua insieme alla mia famiglia, anzi qua c'è mia figlia che mi accompagna in questo momento insieme a voi che siete degli amici. Parliamo del protocollo sicurezza, quindi, cioè, io oggi sono a bordo, sono decisamente spensierato, incontro te, Masha, Mattia, la tua famiglia e vedo in voi altrettanta spensieratezza, perché vorrei trasmettere un messaggio che oggi si può fare. Siamo bombardati da una comunicazione del non si può fare. E invece per una volta diciamoci che ci sono delle cose che in realtà si possono fare, la crociera è una di queste. Ovviamente si può fare perché abbiamo messo in campo una serie di misure che ci mettono in condizione di poter garantire un ambiente protetto, immaginatevelo come una bolla all'interno della quale si può vivere veramente in maniera decisamente spensierata. Come avviene? Intanto tutte le persone che imbarcano, compreso l'equipaggio, viene sottoposto ad un tampone, quindi immettiamo all'interno di questo contenitore nave soltanto delle persone che non presentano questo tipo di sintomatologia. E poi dobbiamo mantenere questa situazione di massimo rigore da un punto di vista sanitario, e lo facciamo con tutta una serie di procedure che abbiamo implementato a bordo delle nostre navi. Una è questa, perciò un dispositivo di protezione individuale quando ci richiamo all'interno di ambienti chiusi o comunque sia in tutte quelle occasioni dove non è garantita la distanza minima di un metro. È evidente che poi abbiamo tutta una serie di segnaletiche che ricordano del distanziamento necessario per salvaguardare la nostra e la salute ovviamente di tutti quanti gli altri ospiti. Ne ha un esempio, se vuoi magari inquadrare qua sulle sedute di questo bar, che ogni metro, o meglio ogni due sedute, una la si salta e c'è tutta questa segnaletica, cosa che troviamo in tutti gli ambienti comuni. Ovviamente troviamo dispenser di gel sanificanti ovunque, e poi c'è tutto un rigore messo in campo nel dietro le quinte, ovviamente dalla parte delle cucine piuttosto che
dalla parte del retrobancone dei bar, insomma, che ci mette in condizione di poter garantire un ambiente che si mantiene in quella bolla di cui parlavo prima. Quindi oggi lo stiamo facendo io con la mia famiglia, lo stai facendo tu con la tua famiglia. Mi immagino che per tutti coloro i quali nel breve periodo abbiano il desiderio di staccare un attimo la spina, ci sia la volontà di farlo, perché la possibilità di farlo effettivamente esiste.